Preghiera, digiuno e penitenza per l'Afghanistan, l'appello all'Angelus del Papa. Non possiamo rimanere indifferenti, dice Francesco, che invoca dialogo e solidarietà per stabilire una convivenza pacifica e offrire speranza per il futuro del paese. A Kabul, raid americano contro un'auto con a bordo kamikaze che volevano colpire l'aeroporto, convinti di aver centrato l'obiettivo, dicono gli USA, colpita una casa nell'esplosione. Secondo la polizia afghana ci sarebbero vittime, fra cui bambini. Ultime ore di zona bianca in Sicilia, domani l'isola entra in zona gialla, mascherina obbligatoria all'aperto e restrizioni nei ristoranti. Attese nuove manifestazioni contro il Green Pass, oggi 5.959 nuovi casi e 37 morti. Giornata di commemorazione a Palermo, a 30 anni dalla morte di Libero Grassi, l'imprenditore ucciso dalla mafia per essersi ribellato al racket del pizzo. Non pensava che lo avrebbero lasciato del tutto solo, le parole del figlio. Edizione delle 20:30 di TG 2000, ben ritrovati nei nostri studi. In primo piano l'Angelus del Papa. Francesco ha lanciato un appello alla preghiera e alla solidarietà nei confronti dell'Afghanistan. Si è detto partecipe della sofferenza della popolazione. Paolo Fucili. Preghiera, digiuno, preghiera e penitenza. Questo è il momento di farlo. Sto parlando sul serio. Francesco fa appello così a tutti, col pensiero rivolto all'Afghanistan, perché in momenti storici come questi, esorta. Non possiamo rimanere indifferenti. Perciò seguo con preoccupazione, dice Bergoglio, la situazione. E partecipo alla sofferenza di quanti piangono per le persone che hanno perso la vita negli attacchi suicidi avvenuti giovedì scorso e di coloro che cercano aiuto e protezione. E grazie a chi aiuta quella popolazione così provata, aggiunge invocando dialogo e solidarietà per stabilire una convivenza pacifica e offrire speranza per il futuro del paese. Angelus di mezzogiorno in piazza San Pietro, prendendo spunto dal Vangelo di oggi. Gesù che fustiga la religiosità farisaica delle devozioni esteriori, del truccare l'anima, commenta il Papa, la religiosità di chi incolpa sempre gli altri, la società, il governo, di tutto quel che accade di male. Come i bambini, che sempre, no, io non sono stato, è l'altro, no? Se invece ci guardiamo dentro e non sprechiamo tempo a inquinare il mondo di lamentele, troveremo quasi tutto quello che detestiamo fuori. Imparare, insomma, conclude Francesco, ad accusar se stessi. A me fa bene quando riesco a farlo, ma fa bene, a tutti farà bene. E in Afghanistan un raid americano ha colpito due terroristi dell'ISIS che stavano organizzando un nuovo attacco all'aeroporto di Kabul. Secondo la polizia afghana, nell'esplosione sarebbero rimasti uccisi anche alcuni civili. Oggi intanto il rientro negli Stati Uniti delle bare dei 13 soldati morti nell'attentato di giovedì. Pierluigi Vito. Onora i caduti in Afghanistan il presidente Biden. Sono appena rientrate in patria le bare dei 13 militari statunitensi rimasti uccisi giovedì scorso nella strage all'aeroporto di Kabul ad opera di un kamikaze bomba dell'ISIS-K. Tra loro anche la sergente dei Marines Nicole G., 23 anni, immortalata qualche giorno fa con un bambino in braccio durante la vigilanza alle operazioni di rimpatrio. E per eliminare due terroristi che portavano esplosivo, un drone americano ha sparato tra le case di Kabul. Bersaglio colpito secondo il Pentagono, che promette nuovi attacchi all'ISIS, ma fonti della polizia afghana riferiscono di 5 persone uccise, tra cui 3 bambini, mentre una TV locale parla di 6 morti, 4 bambini. Diventano sempre più calde le ultime ore della permanenza dei contingenti stranieri in Afghanistan. Non ci sarà una rappresentanza diplomatica di Washington dal 1 settembre, conferma il segretario di Stato Blinken, ma rimane l'impegno di aiutare le persone che vogliono andarsene dal paese. In tal senso, la Casa Bianca riferisce di un documento dei talebani a oltre 100 governi di tutto il mondo, secondo cui gli afghani che vorranno partire anche dopo il 31 agosto potranno farlo in sicurezza. Anche per questo Francia e Regno Unito chiederanno all'ONU la creazione di una zona franca a Kabul. Sono migliaia le persone che non sono riuscite a riparare all'estero quei voli di evacuazione, come le 81 studentesse dell'Università La Sapienza di Roma, che dovevano partire giovedì, ma a causa dell'attentato non sono riuscite ad entrare in aeroporto. Ed è sconcertante il no
all'accoglienza degli afghani da parte di alcuni politici europei. Lo ha detto il presidente Mattarella in occasione degli 80 anni dalla firma del manifesto di Ventotene. Sull'isola il capo dello Stato ha risposto alle domande di alcuni giovani. Cesare Cavoni. Una corona di fiori per rendere omaggio ad Altiero Spinelli, fondatore nel 1943 del Movimento Federalista Europeo e promotore di un progetto di trattato istitutivo di un'Unione Europea con marcate caratteristiche federali che venne adottato dal Parlamento Europeo nel 1984. Così oggi a Ventotene la visita di Mattarella alla tomba di Spinelli. Il Presidente della Repubblica ha deposto una corona di anturium verdi, bianchi e rossi, qui dove 80 anni fa nacque l'idea di un'Europa unita. E nel piccolo cimitero Mattarella resta in silenzio, assorto, per qualche minuto. Poi il Presidente ha aperto i lavori del 40° seminario di federalisti europei e ha risposto alle domande di alcuni studenti. Io credo che il valore di base, quello che ha condotto a questa svolta, che tuttora si sviluppa in maniera alle volte sofferta ma costante, sia il valore della predominanza, dell'importanza preminente del valore della persona, di ogni singola persona. Quindi è tornato sull'argomento migranti e profughi, sottolineando come non si possano difendere i diritti delle persone senza la capacità di accoglierle. Qui siamo a Ventotene, dove tanti sono venuti in confino o reclusi per difendere la libertà e poter dire quel che pensavano. E quindi non vorrei parlare con maggiore, con certa libertà di espressioni. So bene che su questo piano molti paesi sono frenati da preoccupazioni elettorali contingenti. Ma così si finisce per affidare la gestione del fenomeno migratorio agli scafisti e ai trafficanti di esseri umani. A proposito di migrazione, dopo le 290 persone trasferite stamattina dall'hotspot di Lampedusa, la nave quarantena, altri 393 lasceranno il centro e saranno condotti a Pozzallo. Nell'hotspot rimarranno quindi 465 ospiti questa notte, a meno che non ci siano nuovi sbarchi. Sempre oggi 21 migranti minorenni non accompagnati in isolamento fiduciario anti-Covid sono fuggiti da un centro di accoglienza nella provincia di Agrigento. Già ieri sera altri 25 minorenni erano riusciti a scappare. È stato invece recuperato il cadavere del migrante rimasto folgorato sul locomotore di un treno del trasporto ferroviario francese sul quale era salito, probabilmente a Ventimiglia, per raggiungere la Francia. Il sindaco di Ventimiglia si è detto immensamente dispiaciuto per la tragedia e ha chiesto a Rete Ferroviaria Italiana la presenza di un nucleo fisso di protezione aziendale per il controllo dei treni in partenza e in arrivo da Ventimiglia. Tanta paura oggi pomeriggio a Milano dopo l'incendio divampato in un edificio di via Antonini. Siamo nella zona sud della metropoli. Si tratta della Torre del Moro, edificio abitato da circa 70 famiglie. Attualmente le fiamme sono sotto controllo. I vigili del fuoco escludono che ci siano feriti o vittime, anche se stanno procedendo a una verifica piano per piano prima di dare notizie ufficiali. Il rogo sarebbe, lo stiamo vedendo nelle immagini, partito dal 15° piano dell'edificio, distruggendo l'intera facciata. Appena abbiamo sentito odore di fumo, siamo scappati, dicono i residenti. Veniamo all'emergenza sanitaria. Sono 5.959 nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, 37 purtroppo i morti, sale al 2,7% l'indice di positività. Intanto si attendono nuove manifestazioni, nuove proteste in vista dell'obbligo di Green Pass su treni, aerei, navi a partire dal 1° settembre. Letizia Ravoli. Da domani Sicilia in zona gialla, ancora poche ore e scattano le nuove regole. Obbligo di mascherine anche all'aperto e limite di 4 commensali ad ogni tavolo al ristorante, numero che si applica anche a feste e matrimoni. Nessun coprifuoco invece, spostamenti liberi tra comuni e regioni. Le misure annunciate venerdì scorso dal ministro Speranza sono state rese necessarie dall'esplosione nei numeri dei contagi anche a causa dell'alto flusso di turisti estivi e nel superamento della soglia critica di occupazione delle strutture sanitarie. In una regione che ha ad aggravare la
situazione, la percentuale di vaccinati più bassa del paese. Entrerà in vigore invece il 1° settembre per tutta Italia l'obbligo di Green Pass per i viaggi a lunga percorrenza, con qualsiasi mezzo, esclusi quelli privati. Obbligo che si unisce a quelli già in vigore dal 6 agosto per l'accesso a ristoranti e luoghi pubblici. Green Pass, la cui validità è stata prolungata a 12 mesi e che per l'Italia sarà utilizzabile anche dopo la prima somministrazione di vaccino, o che sarà ottenibile con un tampone con validità di 48 ore o con certificazione di avvenuta guarigione. Una norma, quella del Green Pass, che sta suscitando proteste un po' in tutto il paese. Manifestazioni ieri da Milano a Palermo con risvolti anche violenti. A Milano i manifestanti hanno distrutto un gazebo del Movimento 5 Stelle, assalita a Roma una giornalista della RAI. E attenzione a chi deve spostarsi in treno il 1° settembre. I movimenti No Green Pass hanno annunciato l'intenzione di bloccare le stazioni di 54 città. 30 anni fa la mafia uccideva l'imprenditore Libero Grassi che si era ribellato al pizzo. Il suo ricordo a Palermo. David Murgia. Oggi la Sicilia, l'Italia intera, ricorda il 29 agosto 1991. L'omicidio a Palermo in via Alfieri di Libero Grassi, l'imprenditore ucciso dai killer di Cosa Nostra per essersi ribellato al racket del pizzo. Anche quest'anno sul luogo dell'omicidio è stata spruzzata una macchia di vernice rossa sangue dal nipote di Grassi, Alfredo Chiodi, per ricordare quel tragico giorno. E poi è stato affisso il manifesto scritto a mano con cui si ricorda il coraggioso imprenditore. E dopo 30 anni non c'è ancora una lapide sul luogo dell'omicidio, una precisa volontà della famiglia dell'imprenditore che all'epoca venne lasciato solo dalle istituzioni, da chi avrebbe dovuto proteggerlo, anche dagli industriali che gli voltarono le spalle. Fu lasciato solo anche se lui, quando fece la denuncia, non pensava che poi sarebbe rimasto solo. Sapeva sicuramente che quasi tutti gli imprenditori pagavano, che molti lo facevano convintamente, qualche altro invece lo faceva non convintamente. Era il 10 gennaio del 1991 quando Libero Grassi, attraverso una lettera inviata al Giornale di Sicilia, alzava la testa contro la mafia, ribellandosi apertamente alla violenza di Cosa Nostra. Un atto rivoluzionario in una Sicilia in cui pochi imprenditori avevano il coraggio di denunciare il racket. Un coraggio che Grassi pagherà con la propria vita qualche mese dopo. Il 29 agosto, infatti, alle 7:30 del mattino, in una Palermo ancora avvolta dalla calura estiva, mentre a piedi si stava recando al lavoro, viene affrontato da un killer che gli scarica 4 colpi di pistola, uccidendolo. A 30 anni dal suo barbaro assassino, Libero Grassi resta il simbolo degli imprenditori onesti che si sono opposti alle mafie pagando con la propria vita. Questa è l'ultima domenica di controesodo per tanti italiani di ritorno dalle vacanze estive. Sono 20 milioni e 800 mila ad aver trascorso le ferie nel mese di agosto, ma sono oltre 800 mila le persone che hanno scelto invece settembre per rilassarsi, in particolare in un agriturismo, approfittando anche del risparmio possibile con l'arrivo della bassa stagione. La stima è di Coldiretti, secondo cui con l'emergenza sanitaria si è registrato un aumento del turismo legato alla natura. Pochi i turisti stranieri. Parliamo adesso di inquinamento ambientale e di iniziative nate per combatterlo. Nicola Ferrante ci racconta l'esempio virtuoso della Val di Peio in Trentino, che aspira a diventare zona plastic free. Sentite perché. Via la plastica dagli alberghi del Trentino, lanciata la fase 2 del progetto avviato nel 2019, che ora è in linea con la nuova normativa europea, punta a eliminare la plastica monouso dalle strutture ricettive come alberghi, residence e case vacanze. Ma per poter ottenere la certificazione plastic free, l'impegno è di eliminare anche gli altri prodotti in plastica di almeno il 50%, sostituendoli con materiali biodegradabili. Un percorso di rispetto dell'ambiente che, nonostante la pandemia e la difficile stagione turistica, in Trentino non ha subito battute d'arresto, nella convinzione che la tutela dell'ambiente implica alla fine anche una più alta qualità della salute. Abbiamo esteso l'invito a tutte le strutture ricettive della Val di Peio, che hanno aderito con grande entusiasmo, quasi tutte fin da subito. Adesso alcune si metteranno a posto nei prossimi mesi, con l'eliminazione totale di tutte le plastiche monouso dalle loro strutture, dalle loro case. La nostra difficoltà più grande è stata con il mini market, dove abbiamo cercato di sostituire lo yogurt in plastica con lo yogurt in vetro e la cioccolata in plastica in carta, e le stoviglie monouso in stoviglie in alluminio oppure in legno. Il cliente ci chiede la bottiglia di plastica e noi diciamo che non ce l'abbiamo e lui rimane abbastanza perplesso. Allora spieghiamo la nostra politica dell'eliminazione della plastica monouso
e a quel punto l'espressione del cliente cambia e vediamo che dice: questi fanno sul serio. Le Paralimpiadi di Tokyo, dopo l'oro di ieri conquistato da Bebe Vio, oggi l'Italia è argento nel fioretto femminile a squadre, ma sono arrivate anche tante altre medaglie azzurre. Vediamo quali con Silvio Vitelli. Sale a quota 27 il medagliere italiano, 8 ori, 10 argenti e 9 bronzi che assegnano provvisoriamente la nona posizione al nostro paese alle Paralimpiadi di Tokyo. Azzurri come sempre fortissimi nel nuoto, hanno conquistato oggi l'oro col milanese Simone Barlam nei 50 stile libero e con Ariola Trimi nei 50 d'orso che ha commentato: c'è qualcosa di magico nell'acqua che mi spinge, l'acqua per me è libertà. Bronzo per Carlotta Gilli nei 50 stile libero che agguanta così la sua quarta medaglia a Tokyo. Argento per Giulia Ghiretti nei 100 metri rana. Oro nella staffetta femminile 4% stile libero. Le azzurre arrivate seconde hanno ottenuto la vittoria in seguito alla squalifica inflitta agli Stati Uniti. La squadra era formata da Xenia Palazzo, Vittoria Bianco, Alessia Scortechini e Giulia Terzi. Per quest'ultima si tratta della seconda medaglia di giornata dopo l'argento nei 400 stile libero, nonostante sia stato questo un anno molto complicato per lei. Ho avuto il Covid e a gennaio ho subito un intervento chirurgico. Sono rimasta ferma per 52 giorni, ha rivelato l'atleta bergamasca. Ancora due bronzi nel triathlon, quello del 50enne a Kenza, e nel judo over 70 kg, quello della 27enne messinese Carolina Costa. C'era grande attesa inoltre per la finale del fioretto a squadre. A Bebe Vio, dopo l'oro agguantato ieri, non è riuscito il bis. Il nostro paese è argento, il primo posto è andato alla Cina, ma le italiane migliorano comunque rispetto al bronzo conquistato a Rio de Janeiro. Il Papa ha nominato vescovo della diocesi di Tortona, in provincia di Alessandria, Monsignor Guido Marini, del clero dell'arcidiocesi di Genova, finora maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie. Monsignor Marini lascerà dunque il Vaticano dopo 14 anni di servizio con Benedetto XVI e con Francesco. È iniziato il restauro del dipinto Le nozze di Cana, attribuito alla bottega del Veronese ed esposto dal 1927 a Montecitorio. L'esperta che cura il recupero dell'opera spiega gli interventi necessari. Clara Iatosti. Tornerà i primi di ottobre nella sala Aldo Moro della Camera dei Deputati quel gioiello dell'arte rinascimentale che è Le nozze di Cana. Si lavora alacremente per recuperare la grande tela d'olio, probabilmente dipinta nella bottega di Paolo Cagliari, detto il Veronese, del fratello Benedetto a metà del Cinquecento. Un tema più volte replicato, quello del miracolo di Gesù. L'opera del 1563, certamente attribuita al Veronese e trafugata da Napoleone alla fine del Settecento, si trova ancora al Louvre. L'auspicio per l'opera di Montecitorio è di recuperare i colori vivaci della scuola veneta che il quadro doveva sicuramente avere. Da quello che sappiamo della pittura veneta, sono in genere molto specchiati, molto luminosi. Abbiamo cominciato ad aprire delle piccole porte all'interno di questo strato che copre la pittura e in effetti abbiamo notato che c'è proprio una sostanza molto colorata, molto bruna, che pareggia e nasconde le differenze di cromia originale. Quindi siamo molto fiduciosi che l'operazione di pulitura rendano giustizia al dipinto e la versione finale, quando sarà liberato di tutte queste sostanze alterate. È tutto, vi lascio le previsioni meteo e poi l'appuntamento con Sol. L'informazione di TG2000 torna domani mattina attorno alle 8:28. Buona serata.